Io vi prometto che sarò breve, perché molti di voi l'avranno già viste alcune di queste diapositive, anche per lasciare un po' di spazio al dottor Bertano, che ha coordinato per San Martino, che è l'ente attuatore di questo servizio per tutta la Liguria, ha coordinato la squadra che poi l'ha realmente realizzata. Mi preme fincarvi come questo non sia soltanto un numero, ma è un servizio complesso, integrato, che appunto integra più enti e più servizi al cittadino. Cominciamo rapidamente con la storia, che nasce nel 1991 con una determinazione dell'Unione Europea e una serie di indicazioni che dettano gli standard con cui questo servizio deve funzionare. Queste determinazioni vengono tutte recepite dall'Italia, ma con il nostro consueto ritardo, perché a un certo punto veniamo anche sanzionati, ma brevemente vi dico quali sono i contenuti del servizio. Ripeto, non è solo un numero, è un servizio. Innanzitutto la gestione centralizzata di tutte le richieste di emergenza verso le forze dell'ordine, verso i vigili del fuoco, verso l'emergenza sanitaria. Deve essere gratuito sia da telefono fisso che da telefono mobile, con e senza scheda. Quindi quando voi avete il cellulare senza scheda o scarico e leggete solo chiamate d'emergenza, in tutta Europa è permessa ancora la chiamata all'112. Deve permettere l'accesso ai disabili o in videochiamata o con SMS, il dialogo multilingue e infine la geolocalizzazione con l'identificazione del chiamante. Dicevo, l'Italia ha recepito, ma con un po' di ritardo, tanto che nel 2009 siamo stati sanzionati non perché il servizio fosse attivo, ma perché non avevamo la geolocalizzazione delle chiamate, quindi non avevamo ottemperato a tutti i requisiti necessari per il servizio. Soprattutto l'Italia, con la sua solita flemma, si era messa in moto a partire dalla Lombardia, dove era stata creata un'azienda, la REU, che doveva governare l'emergenza e urgenza e cominciare a realizzare l'112 partendo dalla provincia di Varese, dove è stata realizzata la prima centrale. Nel 2015, con la legge delega del 7 agosto, il Parlamento ha impegnato il Governo a realizzare questo servizio su tutto il territorio nazionale. Quindi il servizio è in via di realizzazione su tutto il territorio nazionale. La Liguria arriva, come diceva prima il dottor Prioli, come seconda dopo la Lombardia e l'area di metropolitana di Roma. Sono in via di realizzazione il Trentino, il Friuli, la Sicilia.